Oggi, 15 agosto, devo denunciare con estrema amarezza un fatto che davvero colpisce i tarantini. Infatti, il 15 ed il 16 di agosto, le motonavi Adria e Clodia, gestite dall'AMAT, non espleteranno il loro servizio di collegamento con l'isola di San Pietro, per cui all'isola di San Pietro non si potrà andare e quei cittadini che avevano pagato il biglietto si trovano fregati, nel senso che verrà rimborsato loro il biglietto, potranno optare per un altro giorno, però di fatto si sono rovinati il Ferragosto. Questo la dice lunga sulla incapacità, lo sottolineo, incapacità dell'AMAT nel gestire questo servizio, perché l'AMAT si è caricato il servizio delle idrovie quando evidentemente non ci sono mezzi, non so se è un problema tecnico o un problema di personale, sta di fatto che per un problema o per l'altro le navi non funzionano. L'AMAT non è in grado di fornire un servizio adeguato alla città. L'AMAT pensasse piuttosto al servizio bus, ai collegamenti appunto su gomma che già di per sé fanno schifo, ma l'AMAT non andasse a prendere cose più grandi di lei stessa. D'altronde anche l'anno scorso ci fu la stessa situazione. 20 giorni, 15-20 giorni, a fine agosto il servizio delle idrovie fu sospeso per problemi tecnici. Ripeto, non so cosa sia accaduto questa volta, no, al momento appureremo. Sta di fatto che ieri un bel cartello portava la scritta per problemi, eccolo qui, sono interrotti per me non meglio precisati motivi tecnici, sono interrotti i collegamenti. Questa è una vergogna e voi parlate di turismo? Sindaco Melucci, vice sindaco Tilger, voi vi sciacquate la bocca parlando di turismo, ma vi rendete conto i disservizi che produce l'AMAT? Perché questo è un disservizio, a me non me ne frega niente che è un problema tecnico, che è di personale, che è di questo, di quest'altro. Tu AMAT devi rispondere, tu AMAT ti sei caricato un servizio? Bene, devi portarlo a termine. Non puoi lasciare, scusatemi la volgarità, con il culo per terra i cittadini, i turisti, il 15 e il 16. Sindaco Melucci, è arrivata l'ora che te ne vai a casa. Tu e tutto l'AMAT, tutto l'AMAT. Ora sono arrivati i nuovi scienziati del CDA, vedremo cosa combineranno. Sta di fatto che il servizio AMAT evidentemente è molto ma molto scadente. È su gomma e non ne parliamo proprio per quanto riguarda il servizio idrovie. È tutto. Luigi Abbate, lo sportello del cittadino. Alla prossima.